Buongiorno a tutti, buon'ora di pranzo, cercherò di non farvi dormire prima del pranzo, così poi mangiate tranquilli. Allora, innanzitutto, chi di voi usa Postgres? Più o meno, basta che più o meno. Chi usa ha mai usato un database in vita sua? Essendo una conferenza di sviluppatori, tutto sommato. E qualcuno ha esperienza di machine learning, così qualcosa insegnate a me dopo, grazie. Ok, io non sono esperto in machine learning, però sono più esperto su Postgres. Ok, allora, durante questo talk faremo vedere un po' di esperienze che ho raccolto durante lo sviluppo di un progetto di Natural Language Processing, poi alla fine arriveremo anche a una brevissima demo. E dove come tecnologie di base chiaramente c'era da fare machine learning da un lato, e dall'altro lato però uno dei requisiti era quello di usare Postgres come database. E essendo sviluppatore su Postgres da ormai 18 anni, insomma, ho detto è il momento, è andato in stand by il computer, ma adesso ce la facciamo, eccolo qua. Ho detto è un buon momento per imparare machine learning su Postgres. Allora, alla fine del nostro talk, tutto bene? Ok. Stavo assistendo a un incidente in diretta. Allora, alla fine del nostro talk, quello che vedete è lo stemma di Postgres, quindi il nostro elefantino sarà in grado di fare il join tra due tabelle. Voi direte, beh, che signore, grazie, ok. Senza usare le chiavi esterne, e direte, vabbè, non creare un campo con references e sei a posto. Ma lo faremo tra due dataset, tra due insiemi di dati che non hanno chiavi naturali. Tradotto, ho queste due tabelle, visitors A e visitors B, non so se si vede benissimo dappertutto, ma insomma, trovate dei nomi di fantasia generati con un sito che ho trovato da qualche parte, infatti Orso Palermo è un noto nome italiano. E, ci sono tutta una serie di nomi. Quello che cercheremo di fare è mettere in correlazione i nomi tra la tabella A e la tabella B. Ad esempio, abbiamo Egidio Padovano che è scritto in questo modo sulla tabella A e Padovano Egido, quindi anche con un errore di battitura, scritto nella tabella B. Analogamente faremo i collegamenti per gli altri. Mauro Pisani, M.Pisani, scritto dall'altra, piuttosto che Sandra Trevisano e Trevisano Sandra. Piuttosto che, vabbè, questo è semplice, Ambrosino Conti è una chiave naturale, è uguale dall'altra parte, quindi sono esattamente uguali, e quindi quella è la parte più semplice. Ora, non è una cosa propriamente semplicissima, e infatti mi sono domandato quando ho iniziato a fare questa cosa se ero proprio serio, ma ci proviamo. Allora, intanto, chi sono? Mi chiamo Denis Gasparin, sono ingegnere informatico da diversi anni ormai, e mi occupo di sviluppo applicazioni basate su Postgres con vari linguaggi, PHP, Node.js, Ruby, Python. Sviluppo anche infrastruttura su cloud e ovviamente poi la amministro, soprattutto per quanto riguarda la parte database. Ho partecipato e ho dato vita a diversi progetti open source. Ho contribuito al driver PHP per collegarsi a Postgres su alcune funzioni, e ho creato due tool, uno che si chiama pgrepup e un altro che è un ruolo per Ansible che si chiama RTSOM PGSQL, lo trovate entrambi su GitHub. E uno serve per replicare a caldo Postgres, quindi aggiornare a caldo Postgres in realtà, quindi se ho un'istanza alla 9.5 la voglio aggiornare alla 9.6, posso usare questo tool che sfrutta a sua volta alcune librerie e via dicendo per aggiornare il mio database senza doverlo interrompere. Invece RTSOM PGSQL è un ruolo per Ansible, se conoscete Ansible sapete di cosa sto parlando, che serve per fare query, eseguire comandi in modo sicuro direttamente da Ansible.
e sono socio di ITPUG, abbiamo il banchetto qua, ITPUG è l'associazione italiana che si occupa di Postgres, poi avrò una slide più avanti. Bene, iniziamo. Allora, innanzitutto, che strategia adottare per cercare di fare quell'operazione di join che abbiamo visto prima? Allora, qualche terminologia matematica, sono ingegnere, non sono matematico, quindi sì, gli errori sono dietro l'angolo, quindi portate pazienza. Allora, definiamo due insiemi, ovviamente avevamo due tabelle, quindi i record di visitors A li chiamiamo A e i record di visitor B li chiamiamo B. Complicato fin qua, eh? Ok, dato l'insieme dei match possibili, che sono in realtà un insieme di coppie, dove abbiamo A che appartiene ad A e B che appartiene a B, sono la coppia di elementi, diciamo che ogni elemento di ogni coppia può essere un match oppure no. Abbiamo fatto passi da gigante, quindi può essere giusto o può essere sbagliato. Quindi come risultato su questo insieme di coppie avremo due partizioni, una dei valori veri e uno dei valori falsi, quindi quelli che sono e quelli che non sono un match. Sono delle partizioni e di fatto, ritradotto in questo modo, ci consente di distinguere, di dichiarare che quel tipo di problema che abbiamo visto all'inizio in termini matematici si chiama classificazione binaria. Perché ho fatto tutto questo ragionamento? Perché in ambito di classificazione binaria esistono diversi algoritmi e diverse metodologie di machine learning, ad esempio, che consentono di risolvere proprio questo tipo di problema. In particolar modo diremo che il nostro il match, quindi, appartiene all'insieme dei true nel caso in cui ci sia una probabilità che supera un certo valore data da una funzione che andremo ad eseguire, che farà un calcolo, poi vedremo che tipo di calcolo fa, tra A e B. A e B sono gli elementi, uno di A e uno di B. Allora, adesso vedremo due algoritmi di classificazione binaria. Il primo, che è alla base di gran parte di molte reti neurali, tra parentesi, che è perceptron. Allora, definiamo due classi, la positiva e la negativa, che nel caso del perceptron hanno due valori, più 1 e meno 1. Definiamo la nostra phi di z, che è una funzione che calcola la combinazione lineare tra un insieme di caratteristiche e di pesi. Sarà più chiaro dopo cosa si intende per caratteristiche. È una cosa fondamentale nel caso del machine learning identificare le caratteristiche giuste perché il nostro algoritmo funzioni. Se sbagliamo proprio sulle caratteristiche, il nostro algoritmo funzionerà molto male. Il peso invece è l'esito dell'addestramento, ma lo vedremo poi fra qualche minuto. Questo tipo di algoritmo, essendo la combinazione lineare, si applica bene nel caso in cui la classificazione a sua volta è perfettamente lineare. Questo è l'esempio della combinazione lineare, quindi i pesi sono x0, x1 e via dicendo, z è la nostra somma e decidiamo che se il risultato di questa somma supera un certo valore, quello che dicevo prima, 0.7 ad esempio, allora come risultato avrò 1, altrimenti avrò meno 1. Graficamente vuol dire rappresentare questo tipo di funzione come un'onda a dente di sega, quindi a un certo punto avremo che quando raggiungiamo il valore di teta o è più 1, altrimenti è meno 1. Se questi sono i nostri due insiemi, di fatto li stiamo separando con una retta, ok? È una combinazione lineare, quindi in due dimensioni è una retta, in tre dimensioni sarà un piano, in quattro dimensioni non ho la più pallida idea, ok? Però fidiamoci. A livello di machine learning, questo è il nostro neurone. Abbiamo n input, sono le nostre caratteristiche, le x, i pesi che vengono calcolati. La net input function sarebbe la combinazione lineare che abbiamo appena visto e quella che viene chiamata activation function, che è quella che decide più 1 o meno 1. Vediamo anche un secondo algoritmo che si applica bene nel caso in cui la separazione non è
perfettamente lineare, ed è il nostro caso, non riusciremo mai a distinguere nettamente, ci sono delle aree grigie, diciamo, dove un elemento potrebbe non appartenere o meno, cioè gli insiemi potrebbero essere mescolati. La logistical regression si applica appunto sempre nei casi di classificazione lineare, e le due classi non devono essere necessariamente perfettamente separate. Immaginate l'insieme di prima che vedevate che era separato da una retta, che invece di essere separato da una retta venga separato da una specie di curva, ok? Deriva dal calcolo della odds ratio, cioè della probabilità che un evento avverso si verifichi rispetto all'evento positivo, che è data da questa formula. P è la probabilità che l'evento positivo si verifichi. Si va a definire, oltre alla funzione di classificazione lineare che abbiamo visto prima, una funzione che viene chiamata sigmoide, che è data dal risultato, da qua a qua ci sono un po' di formule in mezzo che vi risparmio, ok? Viene calcolata come 1 fratto 1 più e alla meno z. Z è sempre la nostra funzione che avevamo visto prima, né più né meno. Il risultato, a livello grafico, è che avremo non più la forma a dente di sega che vedevamo prima, ma vediamo che abbiamo un punto in cui la forma d'onda può decidere, o meno, in modo più graduale, se un elemento appartiene o non appartiene alla classe di classificazione che vogliamo utilizzare. A livello di neurone, questo abbiamo sempre la funzione, che è questa, è qua. Al posto della funzione di attivazione abbiamo la sigmoid function, che è questa, a cui applichiamo un quantizzatore, che comunque deciderà, in base alla soglia che andremo a determinare, comunque di dare un risultato, appartiene o non appartiene. Quella soglia che andremo a determinare avrà un valore non netto come avevamo visto prima, ma un valore un po' incerto. Sarà chiaro tutto fra qualche minuto, quando arrivo alla parte più pratica. Allora, adesso iniziamo un po' con un po' di pratica. Come determiniamo le x? Qualcuno ha qualche idea? Secondo voi cosa fareste? Così. Dovendo... Qualche idea? No. Questa è una buona cosa di partenza. Allora. Vedi. Io ho chiesto il suggerimento apposta perché non avevo le slide. No. Allora, innanzitutto le feature devono essere delle variabili indipendenti, quindi vuol dire che non posso scegliere due algoritmi simili, ok? Ad esempio l'algoritmo delle lettere in comune è un algoritmo, scelgo quante lettere in comune hanno le due stringhe. Se scelgo quante vocali hanno in comune, probabilmente mi daranno più o meno risultati abbastanza analoghi. È inutile che scelga due feature, due x con questo tipo di valore. Dovrò utilizzare algoritmi differenti. Ad esempio, posso scegliere tra diversi algoritmi di comparazione stringhe. La distanza di Jarrow-Winkler, la vedremo dopo, che dà un valore tra 0 e 1. La distanza di Levenstein, che dà un valore z, oppure la stringa comune, la stringa più lunga comune più lunga, che dà un valore z, gli n-gram, che anche questi vedremo dopo, oppure dati derivanti da altre sorgenti dati, distanze tra località, date di nascita, ok? Quindi scegliamo le nostre x, devono dare dei valori chiaramente numerici, non possono dare un valore alfanumerico, deve essere un valore numerico di comparazione o di riferimento. Ad esempio, nel caso della data di nascita, potrebbe essere che se avevo la data di nascita collegata a livello di anagrafica, poteva avere un valore 0 se erano diverse, 1 se era uguale, ok? Allora, arriviamo un po' alla parte di Postgres. Postgres ha molte funzioni per fare la comparazione tra stringhe, però non ha quelle che usiamo che ci servono specificatamente per fare quello che ci serve. C'è un'estensione che si chiama PG Similarity, si trova su GitHub, ho riportato il link. L'installazione è molto semplice, basta clonare i repository e la sintassi standard per compilare un'estensione su Postgres, quindi compilarla
e dopodiché dare i create extension con la libreria. Manca un passo per dirgli dove trovare la libreria, ma ovviamente nel momento in cui da make install va già a essere inserita all'interno della cartella delle estensioni di Postgres. Una volta installata, questa libreria mette a disposizione, tra le varie funzioni, la funzione di distanza di Jarowinkler e anche quella di Levenstein, che vediamo fra qualche minuto. Allora, che cos'è la distanza di Jarowinkler? È la distanza tra due viene definita come la distanza tra due parole come numero minimo di trasposizioni di caratteri singoli richiesti per cambiare una parola in un'altra. Quindi vuol dire, devo trasporre, praticamente costruisco una specie di tabella dove in riga ho la parola, in colonna ho l'altra parola, e vado a controllare un po' quello che si diceva prima, le lettere comuni, e capire se ho la possibilità eventualmente di spostare delle lettere per fare in modo che le due parole diventino uguali. Si dimostra essere un rapporto favorevole per stringhe che iniziano con la stessa sequenza, quindi ho due parole che iniziano con la stessa sequenza di caratteri. Questa è la query che si eseguirebbe lato Postgres per avere la distanza tra le nostre parole. Ho riportato qua qualche esempio. Allora, la distanza di Jarowinkler tra Ambrosino Conti e Ambrosino Conti è 1, vuol dire che sono uguali. Ok? Tra Sandra Trevisano e Trevisano Sandra sono teoricamente diverse, molto diverse come stringhe, dà un valore però abbastanza alto, 0.80 come distanza, vuol dire che per lui sono abbastanza vicine. Lo dà anche per Mauro Pisani, un valore molto alto, 0.79. Nel caso di Egidio Padovano, e Padovano Egido, qua c'è anche l'errore di battitura che interviene, in realtà questo non è un valore buono in termini statistici. Di solito a livello di processamento di linguaggio naturale si cerca di avere un valore almeno superiore al 0,70-0,75 per dire con una relativa certezza che sia corretto. Dopo dipende da caso a caso, ovviamente. Comunque non dà un valore significativo. In più, se la calcoliamo tra Mauro Pisani e Maurilio Siciliano, il valore è quasi pari, anzi è più alto di Sandra Trevisano e Trevisano Sandra, ma queste sono chiaramente due persone diverse. Però la distanza, così come l'abbiamo calcolata, ci dà un valore molto alto. Cosa abbiamo imparato da questa prima parte? Che se dovessimo usare solo la distanza di Jarowinkler per considerare se le due stringhe sono uguali, non ci basta. Non ci basta perché abbiamo sì degli riscontri positivi, ma abbiamo anche dei riscontri falsi negativi, come Egidio Padovano e Padovano Egido, ma anche dei falsi positivi, come Mauro Pisani e Maurilio Siciliano. Okay. Dobbiamo cercare un'altra variabile, una seconda variabile indipendente. Lo proviamo a fare con la trigram distance. Innanzitutto, a chi li ha mai usati i trigram? Li usate ogni giorno senza saperlo. Quando scrivete sul cellulare, insieme anche alla distanza di Levenstein, e vi compaiono i suggerimenti del telefono per dirvi qual è la parola che somiglia di più. Okay. Allora, viene definita come una sequenza contigua di caratteri all'interno di una frase. C'è l'unigram, che ovviamente è composto da 5 caratteri, no, da 1. Okay. Il bigram, che è composto da 2, trigram e via dicendo. Un modello a n grammi definisce, di fatto va a definire la probabilità che l'n-gram successivo sia all'interno di una sequenza. Cioè, una volta che ho determinato tutti i trigram, andrò a calcolare la distanza tra due stringhe usando la probabilità che ci siano delle che l'n-gram successivo sia esattamente quello. Non preoccupatevi, è semplice, si installa l'estensione pgtrigram, che mette a disposizione già le due funzioni, similarity,
che dice quanti trigram sono in comune tra due stringhe, e poi c'è la distanza, che è questo operatore strano, minore trattino maggiore, un operatore da codice SQL introdotto dall'estensione, che va di fatto a calcolare la distanza tra le due stringhe. Attenzione, ragione in logica invertita rispetto a quello di Jarwinkler, quindi un valore 0 le stringhe saranno uguali, valore 1 le stringhe sono completamente diverse. Vi faccio vedere, eccolo qua, i trigram di Egidio Padovano, giusto per dare un'idea. Oltre a quello che ci aspettavamo, Egi, Gid e via dicendo, ci ritroviamo all'interno dei trigram anche l'inizio, spazio, spazio E, spazio, spazio P, spazio EG e via dicendo. Cioè anche l'inizio della stringa e la fine con gli spazi relativi. Questo è il modo in cui viene calcolato di solito il trigram. Ora, se vado ad eseguire la query e la confronto, ecco, in questo caso ho calcolato la distanza che vi dicevo prima e poi ho ordinato in modo ascendente. Comunque, se vado a fare il calcolo, vedremo che Ambrosino Conti, come dicevo prima, a distanza 0 sono uguali, mentre Jarwinkler dava 1, sono uguali anche per lui. Nel caso di Sandra Trevisano, Trevisano Sandra dice che sono uguali, perché i trigram, complice il fatto che probabilmente è divisibile, cioè bisognerebbe proprio andarli a vedere, ma di fatto i trigram sono gli stessi. Perché? Perché le parole che la compongono sono le stesse, quindi dà un valore 0, come se fossero due stringhe uguali in termini di distanza, non pensatelo in termini di uguaglianza vera e propria. Anche nel caso di Egidio Padovano e Padovano Egido, il valore non è 0 perché c'è un errore di battitura in questo caso, che fa sì che i trigram non siano propriamente gli stessi. E quindi abbiamo un valore che è 0.27, che è comunque un valore buono, dovete togliere da 1 in questo caso. Dove invece Jarwinkler non aveva dato un valore buono. Nel caso di Mauro Pisani invece abbiamo un risultato non bellissimo. Perché? Perché i trigram su Pisani corrispondono, però manca tutta la parola Mauro, e quindi il risultato è un 0.42, che è un risultato mediocre. Però avevamo ottenuto un risultato buono nel caso di Jarwinkler. Ok, abbiamo visto che in parte il trigram distance risolve un po' il problema che avevamo avuto prima su Egidio Padovano. Quindi potrebbe essere la nostra seconda variabile indipendente che cercavamo prima. Proviamo a vedere se aggiungerne una terza, la distanza di Levenstein. Viene calcolata come l'insieme minimo di modifiche che devo apportare su un carattere, in modifiche intese come inserimento, sostituzione e cancellazione, al fine di trasformare una stringa in un'altra. Viene utilizzato tantissimo sugli spell checkers. Quando iniziate a scrivere, lo spell checker applica la distanza di Levenstein per vedere se ci sono parole che hanno distanza bassissima, tipo una o due caratteri, per suggerirvi l'eventuale errore di battitura che avete fatto. Andiamo ad eseguire la stessa query di prima e vediamo i risultati. Allora, ovviamente il numero di modifiche è un numero maggiore di 0. La funzione che calcola, questa che vedete, lev, la funzione che va a calcolare normalizza il dato, perché altrimenti non darebbe un valore tra 0 e 1, darebbe un valore tra 0 e almeno quanti sono i caratteri che compongono le due stringhe. L'algoritmo di Levenstein prevede la normalizzazione. La normalizzazione va a riportare ad 1 se le due stringhe sono uguali, 0 invece se le due stringhe sono completamente diverse. Nel caso di Sandra Trevisano, Trevisano Sandra, come ce lo aspettavamo, le due stringhe sono uguali in contenuto, però per ottenere l'una dall'altra devo fare moltissime operazioni di inserimento, sostituzione e cancellazione, e il risultato è un valore molto basso. Quindi
dà un risultato in parte contrastante sia rispetto a Jarrow Winkler che rispetto alla distanza con similarità con il trigram. Nel caso di Egidio Padovano lo stesso, ma c'era da aspettarselo perché è un caso molto simile a quello di Sandra Trevisano. Nel caso di Mauro Pisani, in questo caso dà un risultato che è intermedio, nel senso che non dà un 1 ma dà un 0.66, non è un risultato significativo. Allora, un po' anche per semplicità, non andremo a considerare questa distanza come terza variabile perché non sembra essere significativa, cioè non dà un risultato in più o in meno rispetto agli altri, però potrebbe aiutare, potremmo sempre aggiungerla in secondo momento, non è un problema. Bene, allora è giunto il momento di provare a usare la nostra Madlib. È un progetto Apache che trovate sul sito che ho indicato, madlib.org. Supporta Postgres e Pivot HDB. Ci sono pacchetti disponibili per Linux e Mac. Si può installare anche tramite il comando pgxnc. La Postgres ha uno store di estensioni che si possono trovare sul sito pgxnc.org. E queste possono essere installate tramite questo comando che si preoccupa di compilarle e quant'altro. Ma siamo hacker, quindi lo installiamo in modo tradizionale. Attenzione a una cosa, se avete Postgres installato localmente o comunque usate un Postgres in cloud, attenzione che abbia Python compilato inizialmente, cioè che supporti Python come linguaggio procedurale, perché viene utilizzato dalla Madlib, perché internamente Madlib poi traduce, crea delle store procedure che usano le librerie di natural language processing, di elaborazione matematica, eccetera, di Python. E dopodiché si installa in questo modo, con il comando madpack, gli si dice che usiamo Postgres come database, si dà il riferimento di connessione e si dice installa. Cosa mette a disposizione Madlib? Sia funzioni per fare supervised learning, che è quello che stiamo facendo adesso, quindi insegniamo un algoritmo ad apprendere dicendo questo è un risultato buono, questo è un risultato non buono, e ci sono vari algoritmi, il perceptron l'abbiamo visto prima, in questo caso multilayer vuol dire che ci sono più perceptron attaccati tra di loro, modelli di regressione lineare o logistica come stiamo vedendo ora. Un altro algoritmo è Subtle Vector Machine, i Tree Methods, e meccanismi di Unsupervised Learning, vuol dire sistemi che dopo un addestramento iniziale iniziano ad apprendere da soli, cioè K-means clustering e via dicendo. Mette a disposizione anche tutta una serie di algoritmi, ad esempio per determinare tutte le coppie che hanno il percorso minimo, piuttosto che l'algoritmo usato da Google per fare le ricerche inizialmente, il famoso PageRank, e anche funzioni per il sampling e tool per l'algebra lineare. Oltretutto sono funzioni che internamente lei stessa usa e quindi le hanno semplicemente rese disponibili sotto forma di store procedure per Postgres. Bene. Vediamo come allenare Postgres perché possa riconoscere i nomi comuni. Allora, creiamo una tabella dove inserire i dati. Abbiamo la tabella visitors dove metteremo i record. A e B sono gli ID dei record che abbiamo visto prima, sono dei sequenziali, non hanno nessun tipo di riferimento in termini di stringhe e quant'altro, ok? E l'unico scopo che hanno è semplicemente per avere un riferimento in fase di addestramento, perché sennò non servirebbero a nulla. Per ogni record indichiamo la rispettiva Jarrow Winkler distance e la trigram distance e indichiamo se con questi valori il risultato è vero o falso. In questo caso, e per questo dicevo prima, supervised learning, stiamo addestrando il sistema a dire questo è vero, questo è falso. Quindi lo facciamo. Nel caso di Ambrosino Conti, vabbè, il valore era 5 da una parte, 6 dall'altra. Nel caso della Jarrow Winkler distance era 1, 0 nel caso della trigram, diciamo true. E ovviamente poi a scendere anche per gli altri. Attenzione, non si fa solo per i veri. È importante farlo anche per i falsi. Quindi anche
nel caso di Mauro Pisani e Maurilio Siciliano, va fatto per tutti. Una volta che abbiamo fatto questo tipo di inserimento e di addestramento, bisogna calcolare i pesi. Vi ricordate all'inizio, nella nostra sequenza lineare avevamo le variabili indipendenti, le x, ma anche i pesi, che non sapevamo che valore avessero. Bene, adesso li andiamo a calcolare. Lo si fa con questa semplicissima funzione, che non è difficile una volta capita. Gli diciamo da che tabella, allora innanzitutto gli diciamo l'algoritmo da utilizzare, train con logistic regression, che è l'algoritmo che abbiamo scelto inizialmente, la tabella da cui prendere i dati, il modello da generare, poi vedremo il contenuto di questa tabella, il campo che contiene se è vero o falso, e una stringa che però poi contiene una sintassi tipica di Postgres per definire un array, che dice quali sono i campi che contengono le nostre variabili indipendenti. In questo modo abbiamo detto che abbiamo due variabili indipendenti, uno sono la Jarrow Winkler distance e l'altro la Trigram distance. Eseguiamo. Ok, non ritorna niente come risultato, una riga vuota, ok, ma state tranquilli che l'ha fatta, e andiamo a vedere il modello generato. Allora, questi QF è il nostro modello. W1 e W2 sono i valori dei pesi per le due feature che abbiamo scelto. Poi ci sono tutta un'altra serie di valori che da matematico, non sono matematico, sono ingegnere, quindi capisco fin là. E l'unica cosa che poi vedremo che è importante sono i p-values, che sono i dati in termini di probabilità. Questo valore è ancora molto alto, dovrebbe essere abbassato a un valore vicino allo zero. Poi vedremo quando andrò a inserire un secondo record per aggiornarlo. E qua poi ci dà una serie di informazioni statistiche, quante righe abbiamo aggiornato, 56 in tutto, e il numero di iterazioni che ha fatto per addestrare. Poi ci sono tutta una serie di informazioni tipo la deviazione standard e quant'altro che servono per capire quanto potenzialmente preciso potrebbe essere il modello. Bene, allora proviamo a vedere se riusciamo a fare una predizione. Allora, ho messo un po' di record diversi dentro una tabella visitor to check A e visitor to check B. A parte il mio nome, i classici Marco Rossi e Mario Verdi, e Mario l'altro non l'ho inserito, vabbè, i tre che vedete qua sono i tre, Michael Stonebreaker è l'autore di Postgres, è il primo, nell'86 se non sbaglio, e poi il progetto è stato ripreso da Andrew Yu e Jolly Chen all'Università di Berkeley nel 95, quindi insomma c'è anche un po' di storia. Bene, allora, gli elefanti possono fare predizioni? Ho scoperto che sì, gli elefanti possono fare predizioni. Non so se si sente. Hi, welcome. My name is Takashi and I am a psychic medium and the owner of Intuitive Elephant. You may be wondering. Vabbè, non dovevo sentirlo tutto, tranquillo. Alla fine non è che ci serve un medium per fare, era un medium che ho trovato su YouTube, non era niente di serio, Ok, possiamo fare la nostra interrogazione al database senza usare un medium che ho trovato su YouTube, ok? Allora, questa query che sembra complicata in realtà è semplice, è divisa in due parti. La prima, che va a calcolare le variabili indipendenti, Jarrow-Winkler e Trigram distance, dalle tabelle che abbiamo appena avuto. Ok, quindi andiamo a calcolare i valori di x per queste due tabelle. Poi andiamo a fare un join con il nostro modello. Questa è la funzione che calcola la probabilità. Logistic regression predict probability. Gli si passa il modello, che è coef, e l'array delle variabili indipendenti che abbiamo calcolato, Jarrow Winkler e Trigram distance, dal nostro modello from visitor links. La sintassi è un po' strana, ma è quella che serve, oltretutto SQL è un linguaggio
Oh, che non è stato pensato per fare training, e quindi un po' di complessità sintattica c'è. Andiamo a fare il join perché questa funzione ci associerà. Vedete che ho combinations, che vedete qua, è questa tabella, ok? Quindi gli sto passando i valori che ho appena preso, e questa funzione mi ritornerà per ogni record, questo è il join lateral, la probabilità che quel valore sia corretto o meno, ok? Quindi questa era la seconda query. Join lateral è una funzione che consente, in pratica è una metodologia di join che consente lato Postgres di usare campi presenti in una sottoquery precedente, cosa che non si potrebbe fare altrimenti. Cioè, se qua metto join e faccio riferimento ai campi che ho così calcolato da qua, darebbe un errore, ok? Perché di norma i join sono visti come due insiemi separati e poi quindi esegue le due query in modo separato, mentre così invece prima esegue questa e poi ci attacca questa. Allora, provo a eseguire la query. Adesso la scrivo a mano, quindi tre quarti d'ora, no. Ok, provo a rimpicciolire un attimo. Piccolo, però vediamo che nel caso di Dennis Gasparin e Gasparin Dennis la funzione dà risultato come 1, quindi dice con assoluta certezza dice che sono io. Se però andiamo a vedere Marco Rossi, Mario Verdi, vediamo che hanno tutte probabilità molto molto basse. Andiamo a vedere quelle che ci interessano. Michael Stonebreaker e M. Stonebreaker dice che ha una probabilità dello 0,99, cioè molto molto alto. Andiamo a vedere Jolly Chen, dove c'era un errore anche di battitura, dà una probabilità pari a 1. Andiamo a vedere Andrew Yu mi dice che non sono uguali, ok, dà una probabilità molto molto bassa. Allora, cosa fare in questi casi? Dovremmo cercare di addestrare il sistema dove va a fallire. Chiaramente qua abbiamo visto tutti i casi positività, a parte un falso negativo. Bisogna cercare di addestrare il sistema in modo tale che possa cercare di riconoscere. Allora, vediamo come farlo. Si cancella il nostro modello, si inserisce all'interno della tabella un nuovo record, in questo caso è proprio supervised training. Sappiamo che questi sono gli ID dei nostri record, calcoliamo la distanza e i parametri, gli diciamo che quel record per noi è valido e poi riaggiorniamo il modello. Proviamo a vedere la query che abbiamo eseguito prima cosa ritorna. Allora, vedete che con i dati che ho inserito sono cambiate anche le probabilità rispetto a me stesso, non è più 1 ma è 0,999, comunque sempre molto molto alta. Andiamo a vedere nel caso di Michael Stonebreaker se è abbassata, però comunque sempre buona. Anche nel caso di Jolly Chen, che è di qua. Nel caso di Hugh Andrew non è più almeno l'esponente negativo, però è 0,14, che è comunque ancora molto molto basso. E vedete che si sono alzate anche le altre contestualmente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non ci bastano i dati che abbiamo appena inserito, servono ulteriori dati e probabilmente oltre a quello che abbiamo inserito dovremo aggiungere delle nuove variabili indipendenti che magari qua non abbiamo. Cosa vuol dire? Che abbiamo bisogno, qua avevo una cinquantina di record, per avere delle previsioni completamente affidabili o con buoni risultati dovremmo avere almeno qualche migliaio di record.
e in alcuni casi le variabili indipendenti che abbiamo determinato con le due che abbiamo visto non bastano. Quindi dobbiamo aggiungere ulteriori variabili che potrebbero essere di tipo relazionale, che derivino dagli inserimenti che abbiamo nel nostro database relazionale, geografico e via dicendo. Questo chiaramente aiuta nella fase di determinazione. Questo vale non solo per il caso specifico che vi ho fatto vedere, ma anche per tutti gli altri. Potrebbe essere necessario in alcuni casi aggiungere a cascata una seconda rete neurale, perché il risultato di Andrew Yu che abbiamo visto prima potremmo comunque decidere di tenerlo come buono, ma magari passarlo a una seconda rete neurale che farà qualche altro tipo di elaborazione. Allora, proviamo a fare una piccola demo col telefono, spero si riesca a sentire, vedrò il viva voce. Sì, se la posso fare. Allora, avevo il TTS a disposizione, era solo in lingua femminile, Sloanic, che è l'elefante che è lo stemma di Postgres, è maschio, non si applicava bene. E allora ho fatto qualche variazione sul tema. Okay. L'ho trasformato, se funziona, vediamo, e se no passo il viva voce, poi in qualche modo faremo. Sì. Slonica, la tua elefantessa preferita. Richiamo che così si sente dall'inizio. Vado. Ciao, sono Slonica, la tua elefantessa preferita. Non vedete? Faccina che ride. Sai dirmi chi ha tenuto questa presentazione? Allora, è stato il dottor Conti. Eh no, non è stato il dottor Conti a tenere questa presentazione. Riprova, sarai più fortunato. Sai dirmi chi ha tenuto questa presentazione? Allora è stato Dennis Gasparino. Bravissimo, è stato proprio Dennis a presentare Postgres Machine Learning. Avremo modo di sentirci in un altro momento. Salutoni da Glonica, la vostra elefantessa preferita. Ciao! Ok, allora con una tecnologia molto simile a questa che abbiamo appena visto è possibile creare dei bot, diciamo, che lavorino sul linguaggio naturale e chiaramente diano dei risultati che possono essere in qualche modo affidabili. Ok. Io ho finito, però prima di finire ho un paio di parole su ITPUG, l'associazione di Postgres, che è stata fondata nel 2007. È un'associazione importante anche a livello italiano, perché per quanto riguarda Postgres, perché ha dato origine al primo PGDay non solo italiano ma a livello europeo. Per una volta tanto l'Italia ha dato l'esempio. Negli anni 2000 Postgres era già diffuso, però il primo incontro ufficiale di una comunità Postgres a livello europeo è stato fatto in Italia nel 2007, che poi nel 2008 è diventato il PGDay a livello europeo, che adesso è una manifestazione che viene fatta ogni anno a livello europeo. Siamo giunti alla 12ª edizione, l'abbiamo fatta giusto qua a fine giugno, e è diffusa a livello nazionale come associazione. È possibile diventare soci con una modica cifra di iscrizione e c'è una mailing list in italiano se vi può servire aiuto, supporto o quant'altro su Postgres. Come comunità, ad esempio, si è contribuiti anche alla traduzione dei manuali dall'inglese in italiano di Postgres. E poi si partecipa con vari progetti, tipo quelli ad esempio che indicavo all'inizio. Non mancate al prossimo PGDay che si terrà a Bologna il 16-17 maggio. Ve lo diciamo per anticipo così vi tenete liberi. Ok, durante il PGDay cosa si fa? Ci sono due giornate, una prima giornata di workshop, quindi chi non è espertissimo di Postgres o si sta avvicinando a Postgres e non solo,
Avrà dei talk, parteciperà a dei talk, ma anche a delle lezioni pratiche, quindi con computer portatile ciascuno, dove ci si muove e si cerca di imparare o le best practice o comunque delle cose nuove su Postgres. È una giornata di talk dove arrivano anche sviluppatori internazionali di Postgres che parlano delle cose che si fanno. Detto questo, ho finito. Se avete domande, curiosità, li ho stesi tutti. Oppure hanno fretta di andare a mangiare, che è più probabile. No? Ah, beh, ora. Ecco, una curiosità. Vedete che ho scritto, non l'ho scritto a caso, listen question, no? Perché volevo fare il figo in inglese. Listen è un comando di Postgres. Chi l'ha mai usato? Nessuno. Allora, è un comando di Postgres che insieme con Notify consente di costruire dei piccoli meccanismi di code asincrone. Quindi posso avere un client che si mette in listen su una coda, questions, e poi ho un altro processo che farà un notify a questo punto di qualcosa, e il client o tutti i client che sono in ascolto su questa coda ricevono quell'informazione. Faccio un esempio: se avete un processo che aggiorna ogni tanto dei record e produce del JSON, potreste creare un trigger che a seguito del trigger genera un notify del JSON, del record che ha appena aggiornato, e tutti gli altri processi, senza fare polling o altri meccanismi strani, basta che abbiano in piedi un listen questions in un thread o quello che volete, e appena l'altro notifica, questo riceve, decodifica il JSON e avete il vostro record aggiornato direttamente in tempo reale, tutto usando Postgres, non serve usare tecnologie strane. Se non avete altro, / Q è il comando di PSQL per chiudere PSQL. Okay. Bene.